La ringrazio. Allora, ora ha chiesto di parlare la deputata Agostini, ne ha facoltà. Grazie Presidente, mi ero iscritta a parlare non varrebbe neppure la pena di commentare le frasi così offensive, così volgari come quelle che sono state pronunciate da Borghezio in relazione a una donna, la ministra Idem. Però io credo che sia necessario da parte di tutti i gruppi e sono contenta che i colleghi della Lega lo abbiano fatto anche prima di noi, prendere le distanze e condannare duramente quelle affermazioni e quelle parole. Noi siamo convinti che la ministra Idem saprà chiarire al più presto la sua posizione, però quelle frasi così pesanti e così offensive pronunciate nei confronti di una donna sono davvero lesive non solo della dignità delle donne, ma anche della dignità dell'istituzione, della dignità del Parlamento, della dignità del governo. Borghezio è un uomo che ha superato il senso di qualsiasi limite alle dichiarazioni intrise di razzismo che erano state pronunciate qualche tempo fa nei confronti di un'altra ministra, frasi incompatibili appunto con i valori democratici sui quali si fonda l'Europa e a causa delle quali avevamo chiesto anche ripetutamente il suo allontanamento al Presidente del Parlamento Europeo, il suo allontanamento dal Parlamento Europeo, ora aggiunge delle frasi altrettanto intollerabili e misogine. Quindi io credo da parte del gruppo del Partito Democratico c'è tutta la condanna nei confronti di quelle affermazioni, nei confronti di quelle parole, e sono convinta che gli altri gruppi sapranno unirsi a queste parole di condanna. Grazie.